Benvenuti a un nuovo video sul nostro canale immobiliare Grandi Costruzioni. Sono Annarita Chilosi e oggi esploreremo le agevolazioni e le novità del 2024 per chi desidera fare lavori in casa e migliorare l'efficienza della propria abitazione. Iniziamo questa esplorazione con il superbonus al 70%. Scopriremo come questa agevolazione è cambiata per il 2024 e cosa significa per te come proprietario di casa. Nel 2024 le superagevolazioni del 110% subiranno una riduzione al 70% sia per i nuovi lavori che per quelli in corso. L'anno successivo, nel 2025, l'aliquota scenderà ulteriormente al 65%, rendendo l'accesso a questa agevolazione più limitato. Tuttavia, alcune categorie, come le zone colpite dai terremoti nel centro Italia, potranno ancora usufruire delle superagevolazioni al 110%. Ora ci sposteremo sull'ecobonus. Nel 2024 le spese per interventi di efficientamento energetico potranno beneficiare di detrazioni del 50% o del 65%, mentre gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali potranno usufruire di detrazioni fino al 75%. Continuiamo con il sisma bonus. Scopriremo le detrazioni disponibili per migliorare la sicurezza della tua abitazione. Gli interventi per migliorare la sicurezza antisismica avranno accesso a detrazioni che variano dal 70% all'85% a seconda del miglioramento del rischio sismico. Inoltre è previsto il sisma bonus per l'acquisto di case antisismiche, valido fino al 31 dicembre 2024. Il bonus per le ristrutturazioni, unico nel suo genere, manterrà una detrazione del 50% nel 2024, ma dal 2025 subirà un abbassamento dell'aliquota al 36% e del tetto di spesa a 48.000 euro. Il bonus mobili continuerà nel 2024 con uno sconto fiscale del 50%, ma la spesa massima ammissibile sarà ridotta a 5.000 anziché 8.000 euro. Questo bonus si applica solo all'acquisto di immobili nell'ambito dei lavori di ristrutturazione. Il bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche è automaticamente prorogato fino al 2025 e offre uno sconto del 75% a chiunque rimuova barriere architettoniche come ascensori o rampe, anche senza la presenza di inquilini disabili. Il bonus verde, riguardante i lavori nelle aree verdi e nei giardini, fornirà uno sconto del 36% su una spesa massima di 5.000 euro. E questo conclude il nostro video sulle agevolazioni e le novità per il 2024. Se hai domande o hai bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a contattarci. Ricorda di mettere un like se questo video ti è stato utile, condividere con chi potrebbe trarne vantaggio e iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutto ciò che riguarda il mondo immobiliare. Grazie di averci seguito, ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!